La meritocrazia è l'essenza stessa dello statalismo, articolo apparso sul Movimento Libertario. È sbagliato contrapporre meritocrazia e statalismo perché sono la stessa cosa. Consideriamo per esempio i criteri con cui l'amministrazione pubblica assegna un incarico e assume un lavoratore, un dipendente. Lo può fare per chiamata diretta senza bando pubblico, oppure può assumere mediante bando pubblico, analizzando e valutando in maniera anonima il curriculum dei candidati insieme a quello di tutti gli altri concorrenti e quindi selezionare il dipendente fra molti candidati sulla base di parametri oggettivi. Secondo la maggior parte delle persone, questo secondo criterio è meritocratico, quello del bando pubblico, invece quello della chiamata diretta è un'espressione dello statalismo arbitrario. In realtà questa contrapposizione fra meritocrazia e statalismo è errata, cioè Birindelli sostiene che le due modalità di assunzione per chiamata diretta o per bando pubblico sono in fondo la stessa cosa e sono espressione dello statalismo. Nella sua spiegazione Birindelli distingue il merito dal valore. Fa un esempio, immagina che Chiara venga assunta per un determinato lavoro. Giorgio e Giuseppe possono ritenere che lei sia più o meno meritevole di essere assunta. Però di per sé questo concetto, il merito, di Chiara, non ha nessun significato economico, finché chi decide di assumerla, cioè Giorgio o Giuseppe, non devono spendere una somma del loro denaro per assumere Chiara. Cioè solo nel momento in cui Giorgio o Giuseppe, sono disposti a spendere una determinata somma di denaro, del proprio denaro, per darla a Chiara in cambio del suo lavoro, ecco, solo in quel momento il lavoro di Chiara assumerà un ben preciso valore economico. Questo valore economico, il valore del lavoro di Chiara, è un valore soggettivo. Per Giorgio può essere 10 euro, per Giuseppe può essere 1 milione di euro, a seconda di quanto del proprio denaro ciascuno di essi è disposto a spendere per il lavoro di Chiara. Sono praticamente infiniti i fattori che determinano il valore soggettivo che Giorgio o Giuseppe attribuiscono al lavoro di Chiara. E questi fattori solo loro li conoscono, cioè non sono esplicitabili e non sono valutabili oggettivamente. Dunque, il valore in questo caso del lavoro di Chiara è un'azione individuale, un'azione di rinuncia o di scelta da parte di Giorgio e di Giovanni che ha delle conseguenze economiche per loro. Infatti, in conseguenza alla scelta di assumere Chiara, Giorgio e Giovanni subiscono. Giorgio e Giuseppe subiscono delle conseguenze economiche perché devono rinunciare a ciò che possono acquistare con una determinata somma del proprio denaro per darla a Chiara in cambio del loro lavoro, del suo lavoro, di Chiara. Al contrario, invece, il merito è un giudizio individuale, anche lui, che però non costa niente a colui che decide di assumere Chiara. Cioè il merito, non ha nessun significato economico perché non implica nessuna scelta economica, nessuna rinuncia da parte del soggetto che effettua la scelta, nessuna rinuncia a un bene economico di sua proprietà, cioè non deve spendere i soldi suoi. Questo accade quando l'assunzione, di Chiara avviene da parte dell'amministrazione statale. Infatti, quando lo Stato assume un impiegato pubblico, il denaro non viene messo di tasca sua propria dal datore di lavoro, cioè da Giorgio o Giuseppe, ma sono i soldi della collettività, i soldi che sono stati estorti con la forza e la violenza, cioè mediante tassazione, inflazione monetaria o debito pubblico, sono stati estorti ai cittadini. Quindi l'amministratore pubblico non paga un euro dei suoi soldi propri e quindi il valore economico del lavoro di Chiara in questo caso è per definizione zero. Più in generale è zero il valore economico di tutto ciò che viene pagato con i soldi pubblici, anche appunto lo stipendio che ricevono gli impiegati pubblici statali hanno un valore economico nullo. Coloro che hanno il potere di approvare una spesa pubblica, quindi i politici, poi non ne devono subire direttamente le conseguenze, quindi la loro scelta è irresponsabile, nel senso che non comporta responsabilità individuale. E poi, i politici non devono rinunciare personalmente a qualcosa di loro proprietà, proprio perché utilizzano i soldi pubblici. Attraverso una serie appunto di scelte irresponsabili, nel senso, già detto,
che gli amministratori pubblici non devono subire le conseguenze delle loro scelte e in conseguenza al fatto che gli amministratori non utilizzano i soldi loro, di loro proprietà, ma i soldi delle tasse estorte ai cittadini, allora come conseguenza di questo meccanismo i governanti e i burocrati e la maggioranza di chi le legge, di chi le legge e quindi li mette ai vertici dell'apparato statale, al controllo degli organismi statali, quindi i governanti e i burocrati possono realizzare la propria personale visione del mondo, cioè le cose che secondo loro meritano, possono realizzare queste cose con le risorse e le libertà degli altri. È così che funziona lo Stato moderno. Grazie all'idea di legge Fiat sul quale è basato, cioè il positivismo giuridico, che appunto rende possibile ai governanti e ai burocrati di poter utilizzare la coercizione arbitraria per realizzare la propria personale visione del mondo in modo non responsabile, senza doverne rispondere in prima persona delle conseguenze e utilizzando i soldi e le libertà degli altri. Tornando all'esempio particolare dell'assunzione del dipendente pubblico, statalismo e meritocrazia sono la stessa cosa, perché sia la chiamata diretta che l'assunzione mediante concorso pubblico sono state meritocratiche, sono entrambe meritocratiche e quindi stataliste. Cominciamo dalla chiamata diretta. Secondo chi ha assunto Chiara, diciamo, lei meritava quel lavoro. La sua assunzione non ha implicato una scelta economica perché i soldi per pagarla verranno estorti con la forza ai cittadini, non sono di proprietà di chi l'ha assunta, ma dei cittadini. Ma anche se fosse stata assunta mediante concorso pubblico, l'assunzione sarebbe stata ugualmente meritocratica e quindi ugualmente statalista. Infatti avrebbe rispettato i criteri di merito arbitrariamente stabiliti da coloro che hanno istituito il bando. E di nuovo questa assunzione non richiede nessuna scelta economica. I soldi per pagare Chiara sono comunque sempre quelli estorti con la forza ai cittadini. Quindi statalismo e meritocrazia non sono cose diverse, ma sono la stessa cosa. A questo si contrappone il valore economico di libero mercato. Cioè è necessario che il trasferimento di risorse da un soggetto a un altro, quindi dal datore di lavoro a Chiara in questo caso, deve avvenire volontariamente. I soldi li deve mettere direttamente il datore di lavoro, quindi deve compiere una scelta economica, assumendosi la responsabilità individuale delle conseguenze economiche di questa scelta. Quindi il contrario di quello che accade quando l'amministrazione pubblica assume un dipendente. Soltanto nel libero mercato, quindi con scelte economiche, vi è rispetto per la persona, per l'individualità, l'umanità, la libertà. È l'unico caso in cui viene rispettata la legge con la L maiuscola, intesa come limite al potere, principio astratto, regola generale di comportamento individuale. Altrimenti, nel sistema democratico che abbiamo oggi, invece della legge con la L maiuscola, abbiamo la legge Fiat, che è lo strumento di potere con il quale, il potere politico, gli amministratori politici possono imporre la coercizione statale, imporre scelte o situazioni che vanno ad alterare il risultato degli spontanei processi di mercato. In questo senso la democrazia è totalitaria. Tuttavia, il vero nemico della libertà non è lo Stato, sono le persone per bene che si servono dello Stato per realizzare ciò che secondo loro è meritevole.